Ciao Mondosi, sono tornata con un nuovo video. Mi vedete in una location diversa perché sono nel mio angolino dei cattivi nella camera. No, non è vero, nel mio angolino dei pupazzi. Insomma, qua ci sono tutti i miei pupazzi. Qua alcuni miei vestiti, insomma, boh, mi sembrava carino. Spero che esca qualcosa di decente. Oggi sono tornata con un nuovo video. In questo video vi farò vedere tutti i miei prodotti finiti del periodo. Questa volta l'ho fatto dopo poco tempo. Di solito passano sempre 6 mesi tra un video e l'altro. Questa volta tipo 3, quindi ho finito un bel po' di cosine, quindi adesso ve le farò vedere. La prima cosa che ho finito sono queste strisce depilatorie per il viso della VET. Avevo anche finito quelle della Quando È, ma le avevo bocciate, quindi le ho buttate via. Ma queste sono abbastanza buone, cioè nel senso strappano bene. Però io preferisco ancora quelle della Conad, non so, mi trovo stra bene con quelle perché strappano giustamente, non fanno diventare rosso, sono belle delicate, ma se si sanno usare strappano veramente bene. Comunque anche queste non sono male. Ho finito questo bagno schiuma stra buono della Dove, che è il Go Fresh, che è come il mio deodorante praticamente, e me ne sono appena accorta. Ha il profumo di tè verde e cetriolo ed è stra buono sulla pelle perché tipo fa anche da crema e è bellissimo perché ti lascia la pelle tutta liscia. L'ho ricomprato già 2 volte, adesso ne ho un altro, però veramente è favoloso anche quello alla mandorla, però preferisco questo perché è un po' più fresco. Non mi soffermo più tanto su quest'acqua micellare perché tipo me ne avete sentito parlare tantissimo. È l'acqua micellare per pelli grassi, impure, licia, è fantastica. Adesso però sto usando quella di Garnier, sempre per pelli grassi, mi trovo da dio, quindi questa non l'ho più ricomprata dopo che ho trovato quella di Garnier, ma comunque è buonissima anche questa. Sempre acqua micellare super ottima è questa qua di Verochet della linea Sebo Vegetal, che è appunto un'acqua micellare per pelli grasse, e anche questa è molto buona. L'unico difetto è che se vi va negli occhi, proprio se vi entra negli occhi, brucia da morire, quindi no, per quello non ve lo consiglio se avete gli occhi delicati, però è buonissima anche questa. Quindi vi ho dato 3 alternative di 3 acque micellari con i prezzi molto simili, forse questa se non in sconto è quella che costa di più. Struccante bifasico invece di Sephora, adoro questo struccante perché mi strucca benissimo sia il Pro Longwear sia il Double Wear di Estée Lauder, anche se i bifasici che prendo di solito struccano sempre solo gli occhi, cioè nel senso sono apposta per gli occhi, io li prendo e li uso solo per la pelle perché non strucco mai gli occhi con i bifasici perché mi fanno male, mi danno fastidio, e preferisco appunto le acque micellari che sono un po' più soft. Però struccante bifasico di Sephora super approvato, adesso finalmente mi sono decisa che a passare dalla mini size a quella media, finalmente ho preso anche quella grande, infatti è la che l'ho appena iniziata, diciamo, ed è favolosa. Parlando di detergenti, ho finito questo qua di Garnier, che è il Pure Active Fruit Energy, che adoro la follia anche questo, perché adoro tra l'altro il profumo, perché sa troppo di arancia e melograno, cioè è troppo buono. E in più ha un micro scrub fantastico, non si sente, molto leggero, però risveglia la pelle, cioè veramente la sentite più radiosa, che emana raggi di luce propria praticamente, però è molto buona. Ho finito lo shampoo secco di Batista, adoro questo shampoo secco, è l'unico che secondo me funziona, quello di Garnier fa schifo, veramente schifo, ma questo è veramente fantastico, cioè nel senso ovviamente non vi va a pulire il capello perché lo shampoo secco non pulisce un capello, però ve li tiene puliti almeno la giornata, così almeno riuscite a fare la giornata o il pomeriggio e poi a lavarvi i capelli la sera. E secondo me è super buono perché non vi resta il bianco, con una spazzolata veramente si sembra che i capelli siano quasi appena lavati, cioè forse al secondo giorno, diciamo, che hanno quel volume, però non hanno quel lucido di solito che c'è sulla cute, insomma sulla radice. Adoro lo shampoo secco di Batista, infatti l'ho già ricomprato. Poi cosa posso dirvi, cioè io amo questa BB cream, la uso praticamente quasi tutti i giorni e la uso anche per andare a ballare, la uso ovunque perché dura tantissimo. Se poi la fisso con l'HD di Make Up For Ever dura ancora di più, cioè è favolosa questa BB cream, mi piace troppo tanto, e quindi io uso sempre solo questa perché tanto d'estate non mi abbronzo, quindi. Ed è appunto la Dream Pure BB 8 in 1 di Maybelline, adoro. Altra cosa che adoro alla follia è questa BB powder invece, che è la Nude Magic BB powder di L'Oreal, che ho finito, ho adorato, ho voluto cambiare e prendere un altro fondotinta compatto di Kiko, ma non ci siamo, e credo che appena lo finisco tornerò a questa perché è la cosa più bella di sto mondo, è chiara
come me, dura tutto il giorno, non vi va di qua, di là, di su, di giù, non vi si formano tipo le palline in sto sebo, non vi si formano le pieghette. Favolosa. Altra cosa che sto adorando in questo periodo è il mascara di Deborah, quello della linea Puro. Ne ho già finiti due, ma adoro alla follia questo mascara, infatti ne ho un altro di là. Questo qua è praticamente il mio mascara da tutti i giorni, sta battendo quasi quello di Sephora, ma questo, quello di Sephora, mi fa delle ciglia ultra mega super wow. Adoro questi mascara perché veramente durano tutto il giorno, non danno fastidio agli occhi. Più che altro che avendo lo scovolino così grande si rischia molto di sporcarsi, quindi bisogna stare molto molto attenti. Se cercate un mascara naturale, cioè abbastanza buono come, come ingredienti naturali, perché non mi sembra proprio naturale al 100%, ve lo consiglio tantissimo perché fa delle ciglia ultra wow. Ovviamente applicatelo a sbadilate perché è fantastico. L'ultima cosa che ho finito è questa matita qua di Kiko, che è l'Automatic Precision, appunto nella colorazione 716, quindi la nera automatica semplice, ed è proprio finita, non viene su più. L'ho già ricomprata, ho voluto provare anche un'altra matita nera che è quella di L'Oreal, della linea Slickissimi, qualcosa del genere. Quella lì è molto molto buona perché è super super waterproof, però dopo un po' mi dà fastidio all'occhio, poi mi dà fastidio che non posso sfumarla come questa. Invece questa resta e riuscire a sfumarla prima che si asciughi, e mi piace tantissimo. Infatti sto facendo un mix tra le due in questo periodo perché mi piace molto questa matita e non costa neanche tantissimo ed è veramente bella. Quindi anche questo video è finito, mi raccomando nei commenti fatemi sapere cosa avete finito voi, cosa avete provato voi, che ho provato io, se vi sono piaciuti i prodotti, se mai li avete provati. Consigliatemi cose su cose, su cose da provare, perché io voglio sempre 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 provare cose nuove, veramente tantissime. Quindi io sono una curiosa e tutte le volte che mi consigliate qualcosa nei commenti io vado a canalasare ovunque, quindi consigliatemi, aspetto tutti i commenti. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video e se vi è stato soprattutto utile, che magari eravate indecisi su un prodotto, lasciate un bel pollice in su che mi fa sempre sempre piacere, ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi ricordo che giù in info box ci sono tutti i miei social network, dove potete cercarmi con Giorgia Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione, ciao!